Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Venezia alla ricerca del triplete, signori miei. Allora, prima di partire col video, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, trovate anche in descrizione il link per poterlo fare tramite PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok ragazzuoli, allora, prima cosa da fare, c'è Messi che si lamenta e vuole giocare. Porca miseria, Messi, ma quando... No, ma non ti ho fatto giocare io. Forse non hai giocato, il tuo posto non è a rischio. Ma forse non ha giocato l'ultimo anno di campionato. Ma aveva giocato in Champions, dico, quindi qual è il suo problema? Le sta a giocare tutte. Vabbè, abbiamo fatto gli allenamenti per i giovani che stanno crescendo bene, ma non vedranno mai il campo, raga, perché finita questa stagione ricordiamo che chiuderemo questa avventura con il Venezia nell'attesa di FIFA 2021, raga, per iniziare una nuova carriera con una nuova squadra che poi decideremo assieme, raga. Io già due o tre idee ce l'ho, ma poi eventualmente quando saremo propensi, quando siamo prossimi all'uscita di FIFA 2021, e faremo un bel sondaggio e cercheremo di scegliere assieme la squadra da portare al successo. Allora, la prossima partita è contro il Napoli e poi abbiamo la Lazio in Coppa Italia. Ok, allora abbiamo Napoli e Lazio in Coppa Italia, perfetto, due partite toste, quindi formazione titolare per entrambe le partite e non si parla più. Quindi sistemo la formazione, raga, e ci vediamo dopo. E ci vediamo in campo direttamente, raga. Ok, signori miei, siamo in campo. Venezia Napoli. Siamo a Pierluigi Penso. Io ho messo gli 11 titolari, raga, che oramai conosciamo tutti quanti a memoria, ovvero Plizzari in difesa, poi Laird, Piera, Collins e Pellegrini in difesa. I due a centrocampo sono Lollo Caffè e Mendotoro Orsolini. Poi abbiamo Riquelme, Messi e Neymar sulla tre quarti, diciamo, è la nostra unica punta che è Mbappé, il nostro El Mapa. Ora andiamo a giocare questa partita contro il Napoli che dobbiamo vincere per forza, signori miei. Non ci sono se, non ci sono, ma grande Messi che si libera. Messi, mannaggia lui, era riuscito a liberarsi benissimo. Beh, era riuscito a liberarsi benissimo. Va bene, va bene. Il Venezia parte bene, il Venezia parte bene. Dobbiamo continuare così, raga, perché il Napoli comunque è sempre una squadra ostica. Ma noi siamo il Venezia, siamo il Circo Venezia. Porca miseria, grande il recupero che ha fatto quello lì. Chi è il nero che corre bene là sulla fascia? Devo vedere chi è quello là. Ha fatto una bella anche lui, Mbappé corre pesantemente, Mbappé. Che palla in calcio d'angolo. Sulla fascia di destra il Napoli c'ha dei giocatori impressionanti. Raga, migliori attacchi, gol fatti 72, Juventus 72. Abbiamo il miglior attacco insieme alla Juve, raga. Non si scherza, non si scherza. Calcio d'angolo, palla giocata lì. Che stiamo a fare? Devo aver cambiato qualcosa senza che me ne sono accorto. Ho toccato le tattiche senza rendermene conto. Va bene, ok. Superfluo, superfluo. Ok, dai, guardalo, guardalo, guardalo. Bello, è partito Messi. È partito Messi. Che nonostante l'età vuole dimostrare di essere ancora un giocatore. No, 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 no. Non lo dimostra per niente. Lo dimostra nel modo sbagliato, signori. Lo ha appena dimostrato nel modo sbagliato. Va bene. Addirittura nel Napoli c'è ancora Caleon. Ottimo. Dai, non siamo andati. Mamma mia, che brutto fallo di Lollo Caffè. Che brutto fallo di Lollo Caffè. Dai, 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 fuori sta palla, mettila a terra, bravo, ripartiamo, ripartiamo. Aprila, ok. Neymar, 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 il nostro simulatore, la gira per Messi. Messi che vede Riquelme, Riquelme che la tiene lì, Riquelme per Mbappé. Mbappé non si fida di girarla, ma becca un fallo, arbitro, è fallo. E Lollo si piglia il cartellino giallo per l'intervento di prima. Va bene, va bene. Però è punizione per noi, è punizione per noi. Lollo Caffè la batte lì per Piera. Piera, 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 Piera cerca il tiro, ma viene stoppato. Riquelme però recupera palla. Palla che torna a Lollo. Lollo per Birindelli. Birindelli cerca Riquelme, ma la palla non arriva. La palla non arriva a Riquelme. Attenzione, il Napoli la cerca nuovamente di uscire. Il Napoli cerca nuovamente di uscire. Ci sta riuscendo. Siamo a centrocampo. Azione sull'auto di destra. Grande recupero. Auto di destra del Venezia. Grande recupero. Ma ancora serie di batti e ribatti. E il Napoli recupera la palla. Occhio, Lollo non deve fare fallo perché è già ammonito. Però va lui a chiudere su Roberto Firmino. Porca miseria. Oh, è fuori gioco, arbitro. Non lo so. Vogliamo farli giocare a tutto campo senza che nessuno gli possa ostacolare? Ditemi voi. Allora, Piera l'ha battuta. Piera
Piera per Plizzari, mamma mia, a rischio. Plizzari si è nascosto dentro la porta. Per un attimo ho temuto che la palla entrasse dentro. Allora, Piera ancora per Prindelli, Prindelli per Richelme. Richelme, grande, manda a vuoto, lo manda a vuoto. Grande, l'ha preso la faccia per Prindelli. Prindelli, 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 Prindelli arriva fino in fondo, lato corto dell'area di rigore. La crossa, attenzione! No, Messi completamente fuori posto, fuori luogo e fuori tutto. Attenzione, Orsolini, il nostro mento d'oro, aia! Intervento buono. Richelme, Richelme per Birindelli, Birindelli, grande, niente. Lollo non si comprende bene con Richelme, c'era stato un bel 1-2 sulla fascia tra Richelme e Birindelli, solo che non si sono capiti i due giocatori, non si sono capiti con Lollo, che purtroppo ha fatto il momento sbagliato, e quindi la palla è tornata al Napoli, che attacca sulla sua fascia di destra. Serie di batti e ribatti, il Venezia però va a chiudere, ma va liscio. Attenzione, entra in area di rigore. Grande recupero di Pellegrini. La Pellegrini la gira per Lollo. Lollo la gira subito per Richelme, che si fa anticipare. Partita molto combattuta, signori miei. Partita molto combattuta del Napoli. Attenzione al limite dell'area. Napoli al limite dell'area. Attenzione, attenzione. Salvataggio, salvataggio. Il Venezia per ripartire. Mamma mia, che partita combattuta. È il Mapa. È il Mapa. Ma Coulibaly. Coulibaly ferma. Ferma. È il Mapa. Che poi cerca di recuperare la palla, ma non ci riesce. Attenzione, palla sul lato di sinistra. Richarlison riesce a crossarla. Plizzari la salva subito. E la palla arriva subito a Lollo, che subito riparte per il Venezia. Lollo, Lollo per Mbappé. Mbappé per Messi. Il triangolo funziona. Mbappé, 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 Mbappé la gira. Neymar, Neymar la adesso la butta dentro. Bellissimo la triangolazione fra Neymar e Mbappé, signori miei. Venezia 1, Venezia 1, Napoli 0. Il Mapa si è allargato troppo, ma ne ha creato lo spazio per Mbappé, che l'ha solamente dovuta spingere. Spinge, cosa ho detto? Neymar l'ha dovuta semplicemente spingere in porta per trovare il gol dell'1-0. Signori, il nostro simulatore al 38esimo trova il suo ottavo gol in Serie A e il gol del vantaggio per il Venezia sopra il Napoli. Venezia 1, Napoli 0. Al Pierluigi Penza, signori miei. Bella così, gara in discesa ora per il Napoli, per il Venezia, che non deve addormentarsi però, e deve continuare a difendere il risultato. Ora il Venezia recupera subito palla, palla per Messi, Messi per Mbappé, Mbappé cerca di girarsi, vede Richelme sulla lato di destra, Richelme al lato corto dell'area di rigore, entra in area di rigore, Richelme la gira al centro, sta il 2-0, il Venezia la chiude con Neymar, doppietta personale, partita chiusa, balletta tradizionale di Neymar che festeggia alla Brasiliense, poi passa attraverso il corpo di Richelme, ma questi sono dettagli. Bellissimo. Colpo secco. Attenzione, potrebbero esserci delle proteste da parte del Napoli per la posizione di Mbappé. Posizione di Mbappé che potrebbe un attimino aver ostacolato. No, 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 non ha ostacolato nessuno. È il nostro comodino, festeggia. Venezia 2, Napoli 0. Bella così, gara combattuta fino al 38esimo. Dopodiché il Venezia ha trovato il gol del vantaggio con Neymar e il 2-0, che praticamente potrebbe aver chiuso la partita, signori miei. Scusate, mi è salito un attimo il pollo fritto che ho mangiato ieri sera a cena, con la caponata di cozze, però va bene, sono vivo, sono vivo. Attenzione ancora, Mbappé, 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 ah, chiede troppo a se stesso e Coulibaly lo ferma come un muro. Prossima carriera, raga, l'anno prossimo voglio Coulibaly in difesa. Dovremmo riuscire a comprarci Coulibaly. Non so con quali soldi, perché partiremo sempre con una squadra di Serie B in Italia. Non so con quali soldi, quindi ci arriveremo, ma voglio Coulibaly a guidare la mia difesa, raga. Perché ricordiamo, l'anno prossimo, quando inizieremo la prossima carriera con FIFA 2021, non possiamo comprare, obbligo della serie, nessuno dei giocatori che abbiamo avuto qui a Venezia. Ora, io non mi ricordo minimamente tutti i giocatori che abbiamo avuto qua a Venezia. Però dobbiamo cercare di ricordarceli, voi sarete la mia mente, ricordarmi chi abbiamo avuto e chi no, in modo tale da comprare giocatori sempre nuovi. Sempre nuovi. Per esempio, io ricordo che a centrocampo abbiamo avuto anche Castrovilli, a un certo punto della stagione abbiamo avuto Castrovilli, abbiamo avuto Pippo Falco, abbiamo avuto un bel po' di giocatori quest'anno. E dobbiamo evitare di comprare gli stessi, a meno che non scegliamo una squadra in cui già ci sono, come per esempio potremmo scegliere Lecce, per riportarlo in Serie A e farlo addirittura e portarlo a cercare di portarlo in Champions per il triplete come questo Venezia di quest'anno. E attenzione, attenzione ancora. No, la devi dare a Mbappé. Perché questo passaggio stupido? Neymar però recupera la palla, poi cerca di lanciarsi da solo, ma non ha il dono della duplicazione, però ci riesce.
Che cazzo è successo, raga? Pensavo di non riuscire a raggiungerla questa palla. Messi che voleva giocare. Messi voleva giocare. Messi vuole dimostrare di essere ancora un giocatore. E però è la seconda volta che ci prova e non ci riesce. Non ci riesce, signori miei, non ci riesce. Al 53esimo. Ora, raga, al 60esimo facciamo qualche sostituzione. Così facciamo giocare anche i panchinari e non si offende nessuno. Perché anche la prossima partita, che sarà di Coppa Italia contro la Lazio, dovremmo giocarla con i titolari. Mbappé! E il Mapa! La chiude lui, 3-0, lanciato da Messi, se non sbaglio. Anche lui col suo balletto tipico, si Messi la mette a terra, vede il movimento del Mapa che entra in area del rigore e spiazza Meret con un destro, se non sbaglio. Bello angolato, Meret non ci può arrivare, ci prova, ma non ci arriva, non è neanche tanto angolato, però era una mezza altezza. Kylian Mbappé, 14esimo gol in Serie A. Venezia 3, Napoli 0, signori miei. Altra partita abbastanza dominata, signori miei. Altra partita bella portata a casa con un netto risultato che non lascia nessun tipo di incomprensione, non lo so. Comunque, quello che volevo dire io era che che stavo a dire? Ma manco io lo so. Mamma mia, stavano riprendendo la partita questi contro l'Isso. La stavano riaprendo. Plizzari è andato a farfalle. Pensava di giocare a pallavolo Plizzari. E così ha voluto fare un colpo di bacher al volo per rendere un attimino più peposa la partita. A momenti di questi il Napoli riusciva a riaprirla facendo 3-1. Guardalo, guardalo, guardalo. Bella l'apertura. Ci arrivi? Ci arrivi? Ci arrivi Orso? Orsolini? No, non ci è arrivato. Non ci è arrivato. Di che stavo parlando? Non mi ricordo minimamente. Non fare fallo, mannaggia. Ogni tanto mi parte il tasto delle scivolate, raga, così, senza un domani. Rischio di farmi buttare fuori i giocatori senza che ce ne sia motivo. Perché dico, siamo a 63esimo, vinciamo 3-0. Sono loro che devono correre, i nostri sono piazzati perfettamente in campo. Comunque abbiamo trovato la quadra, raga. Cioè abbiamo dei fuoriclasse paurosi, quindi dico, chiunque penso che vincerebbe con questi giocatori in campo. Quindi abbiamo trovato una quadra spettacolare. Bravo Lollo, che non solo la stoppa, ma poi la tira in tribuna la palla con violenza. Attenzione, il Napoli sta facendo le sostituzioni che dobbiamo fare anche noi, cortesemente. Siamo al 66esimo. Allora facciamo uscire Messi, che basta, entra il nostro pezzo di legno. Facciamo uscire Lollo, che ha ammonito, e facciamo entrare Lollo. Facciamo entrare, no, l'avevo visto, Abe, perfetto. E poi facciamo entrare Shaq dell'Orco, che non vede il campo da quando Geppetto faceva ancora il falegname. E lo mettiamo in punta, unica punta, al posto di El Mapa, che lo facciamo riposare per la Lazio, signori miei. Allora io vado di qua, lui cosa fa? Non si sa, trallallero, trallallà. Addirittura! Un poco troppo pretenzioso questo colpo di testa a parte di Firmino. No, questo è un errore. Questo è un errore del Venezia. Plizzari la salva. Al 68esimo, grande salvataggio di Plizzari, signori miei. Al 68esimo, grande salvataggio di Plizzari. Calcio d'angolo per il Venezia. Battuto corto. Calcio d'angolo per il Napoli, scusatemi. Battuto corto, ma Plizzari anticipa tutti e recupera il pallone. Ora l'apre subito, ma il Napoli recupera con anticipo. Attenzione al limite dell'area. Il tiro, Plizzari ci mette i guantoni. E la palla torna a Birindelli. Birillo, Birindelli per Piera. Piera vede Orsolini. Orsolini vede Shaq dell'Orco, che vede il movimento di Neymar Junior. Neymar Junior, il nostro simulatore. Corre verso l'auto di sinistra, si ferma, manda a vuoto un Babu, se non sbaglio. Neymar, Orso, sì, vabbè, mi sono confuso, raga. Ho iniziato a tirare nomi a caso, scusatemi. Neymar, Orsolini, mi è uscito qualsiasi cosa, tranne quello giusto. Ora Abe recupera la palla per Shaq. Perché Shaq che cerca di mandare a vuoto Koulibaly, ma Koulibaly è un muro, signori miei. Koulibaly non si passa, non si passa. Certo, gli abbiamo fatto 3 gol a Napoli, però con Koulibaly a guidare la difesa. Però Koulibaly è un gran difensore, niente da dire, niente da dire, lo voglio nella mia prossima carriera. Il colo lo voglio nella mia prossima carriera. Dovrà guidare la nostra difesa di non so quale squadra, non so quale squadra, però no, bello, buono l'intervento, attenzione, Shaq dell'Orco cerca l'anticipo, la palla arriva, Wood per Shaq che manda a vuoto il difensore, attenzione, Shaq accelera, ha la possibilità di segnare, Shaq entra in area, Shaq la piazza lui, Shaq dell'Orco mette anche lui il sigillo in questa partita. Guardate quanto è brutto con quel nasone, però va bene, il nostro Shaq dell'Orco si fa i chilometri
metri, entra in area e anticipa il portiere nell'uscita. Meret prende il quarto gol e dell'orco. Il nostro Scecca all'81esimo la chiude 4-0 e trova il suo terzo gol in Serie A. Bella così, signori miei, bella così. Niente da dire, oramai partita ai titoli di coda. Signori miei, non è successo più niente dall'ultimo collegamento. Siamo nei minuti di recupero. Scecca corre verso l'area. Attenzione, palla! Che esce di pochissimo. Il tiro di Riquelme. Esce di poco, esce di poco. Comunque, stavo dicendo, signori miei, sostituzione per il Napoli al secondo minuto di recupero su 3. Non è successo niente. È uscito Depay, è entrato Tutino. Tutino al Napoli. Incredibile. E non è successo niente dall'ultimo collegamento che abbiamo fatto. Partita che si è chiusa sul 4-0. Noi abbiamo semplicemente giocherellato un attimino, abbiamo mantenuto il risultato. La partita è finita, 3 punti portati a casa per questo Venezia che continua la sua corsa verso il triplete e verso il possibile scudetto, che ora come ora, raga, è l'unico trofeo che realmente ci manca, perché abbiamo vinto una Coppa Italia la prima stagione, abbiamo vinto una Coppa UEFA la seconda stagione, abbiamo vinto la Champions la scorsa stagione e quest'anno è lo scudetto, è quello su cui puntiamo e sul quale ovviamente puntiamo anche il triplete. Lollo molto contento, restiamo con tutti, merita tutti i complimenti, dai, il nostro uomo simbolo Lollo Caffè. Neymar è stato straordinario, bravo. E ora abbiamo i giocatori giusti per continuare la striscia. Non è vero, abbiamo i giocatori giusti per continuare la striscia. Ok, va bene così. Le domande le abbiamo fatte, il nostro comodino è contento. Ci siamo portati 3 punti a casa. La prossima partita è contro la Lazio. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!